Buongiorno a tutti amici di 101gteliguria.it, siamo con Paola Morbilli, assessore al commercio e alle attività produttive per questa bellissima iniziativa voluta dal comune. E come sta andando? Come ne sembra? Guardate, veramente bene, bella, a parte che ovviamente giornate come oggi danno una forte mano per la sua riuscita, però davvero quando si hanno piazze, ciao, scusate, saluto anche amici, perdonate. Questa diretta, esatto. E quando si hanno piazze belle, vissute, io dico, c'è sempre che quello che noi dobbiamo fare, e quando dico noi intendo c'è l'amministrazione come diciamo stimolo, ma poi ovviamente noi come anche cittadinanza, perché mai si fa tutto soli, è proprio questo, cioè fare in modo che si possa lavorare, partecipare in maniera attiva su eventi, manifestazioni come c'è questi, per animare piazze, occuparle, ecco, in maniera sana, in maniera legale. Qua vi è una, diciamo così, una maniera molto sana, visto che ci sono delle manifestazioni belle, legate anche proprio con il benessere, con lo sport, siamo con le bike, con la guida sicura, quindi anche un tema legato con l'educazione dei nostri bimbi, cioè giovani, cioè meno giovani. Poi ovviamente c'è anche un forte richiamo verso queste giovani generazioni che, consentitemi, sono stati un po' i grandi dimenticati, no? Durante il Covid, anche giustamente vi sono state molte priorità, ecco. Però adesso il lavoro da fare è ovviamente molto sui giovani, quindi ogni manifestazione che viene proposta per fare in modo che si sentano partecipi, vivere comune, vivere all'aria aperta, nelle nostre piazze, per conoscere anche Genova con le tante piazze che hanno. Infatti un'iniziativa che si è dislocata in 9 punti, uno per ogni municipio. Siamo alla quarta tappa qua, cioè Pegu, quindi con il municipio 7, e cioè per esempio il weekend prossimo siamo sul municipio 2, quindi c'è San Giordarena con la Rosano. Poi sul nostro sito, ecco, sì, insomma, trovano anche le altre tappe, che sono 5 tappe ancora. E ripeto, ecco, siamo veramente contenti. Poi il cioè consorzio, cioè Zena, Trage, Inders, è attivo proprio tanto nella nostra città, ha molto piacere diffondere molto questo legame tra sport, cioè natura, vita all'aria aperta nelle nostre città, e quindi ovviamente e doverosamente l'amministrazione vuole partecipare. Seguici sempre su 101gteliguria.it e sul gruppo Facebook di genitori più grande della Liguria.